Ciao, benvenuto in questo canale. Oggi andremo a realizzare insieme questo simpaticissimo principe ranocchio. Io sono Marta, se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti a questo canale, clicca la campanellina così sarai sempre avvisata su tutti i nuovi progetti. E se ti è piaciuto, ovviamente metti un bel pollice in su. Oggi andremo a realizzare questo simpatico ranocchio fatto con il nostro Pannolenci morbido Deco, proprio che ho disegnato in occasione, ed eccolo qua, con questa fantastica ranocchietta, ok? E ovviamente con tanti dettagli che con i quali potete andare proprio a personalizzarla. Adesso vedremo insieme come realizzarla e vi faccio anche vedere la nostra strega box. Le strega box sono proprio un insieme di materiale creativo a tema, quindi questo è proprio a tema di questo fantastico Pannolenci morbidoso. Vi ricordo che i nostri Pannolenci morbidosi hanno la certificazione EN71, vuol dire che sono assolutamente adatti a tossici anche per i bambini, perché è la certificazione dei giocattoli, quindi assolutamente sicuri e non sono per niente, diciamo, tossici. Ok? Questo Pannolenci l'ho disegnato io, quindi mi sono davvero divertita tantissimo a farlo e spero, insomma, piaccia anche a voi. Nella strega box di questa settimana, eccola qui, ok? Ve la faccio vedere adesso ben bene. Potrete trovare all'interno tutti questi materiali, quindi il panno, che adesso poi vedremo nello specifico panno morbidoso Deco del Principe Ranocchio, poi un insieme di nastri, assolutamente nella tonalità di questo panno, quindi da poter utilizzare per tutte le vostre creazioni, poi questo bellissimo insieme di farfalle e foglie, sono in velluto molto molto morbido, in velluto cinigliato, sui toni sempre del giallo, del bianco, le foglie invece gialle e verdi, hanno il loro ferretto, quindi sono anche modellabili, molto molto carine proprio per andare a così a decorare qualche progettino. Poi troverete il vasetto, questo vasetto in latta con anche, ecco qui, se vi piace, la catenella da poter agganciare qua nei fori e quindi farlo diventare da appendere, quindi appendibile, oppure lo potete anche invece, come ho fatto io, andare a appoggiare sul vostro tavolo. Poi, carinissime anche queste etichette, sono etichette decorative, dopo vedremo anche per cosa le possiamo utilizzare, comunque con l'effetto lavagna in colori assortiti. E poi sempre in velluto abbiamo dei fiori, fiori di diverse, di due misure, di due colori, quindi grandi e piccoli, sia gialli che bianchi. Ne abbiamo diversi qui all'interno della mini creativa box. Comunque tutto l'elenco del materiale poi lo troverete qui nel box di descrizione qua sotto. Ok, poi abbiamo anche un metro di corda che la possiamo utilizzare sia come decorazione, anche per fare fiocchi, eccetera, ma anche per rivestire la ghirlanda che troverete sempre all'interno della strega box, che è questa, che è una ghirlanda di metallo diametro 25, 20, scusate, e che appunto impareremo insieme a rivestire. Ok, quindi tutto questo materiale fa parte della strega box di questa settimana e adesso andiamo a vedere anche come utilizzarlo. Ovviamente poi a vostra fantasia, perché qui di lavori se ne possono fare davvero diversi, davvero tanti. Noi ne vedremo insomma come farne diciamo due, in due versioni, ecco. E eccolo qui, questo è il protagonista che è il nostro principe Ranocchio. Poi ovviamente lo potete andare a inserire, quindi a montare in questo vasetto, come dicevo, centro tavola, oppure appendendo la catenella lo potete anche far scendere magari da un punto della casa, eccetera, e oppure anche adesso andremo a vederlo proprio realizzato invece su una ghirlanda. Se vi chiedete il costo, adesso ve lo faccio subito vedere, eccolo qua. Allora, tutto questo materiale, quindi tutta questa strega box costa 35 euro anziché
41 euro, ragazzi, quindi anche un bello sconto, vantaggiosissima, insomma. Se invece volete acquistare solo e soltanto il panno deco morbidoso, quindi questo, solo e soltanto il nostro panno deco, eccolo qui, allora il prezzo invece è di 7,50 euro, quindi potete acquistarlo direttamente solo e soltanto il panno Lenci, ragazze. Ok, proprio del panno Lenci adesso andremo a vedere un attimo il dettaglio. Allora, il panno Lenci ha tutti i pezzi per poter realizzare quindi un ranocchio, regia visione dall'alto. Eccolo qui, con il corpo fronte, il corpo retro, le zampe posteriori, sempre fronte e retro, le zampe anteriori, fronte e retro, e poi i decori. Il cuoricione, che è quello, diciamo così, che ho utilizzato qui da appoggiare tra le manine del mio principe ranocchio, eccolo, quindi lo potete andare o a incollare o solo appoggiare. E poi abbiamo i papillon grande, dei papillon piccoli, la lingua, quindi adesso vi spiego anche come nel caso potete montare la lingua, la corona, quindi se è un principe ovviamente deve avere la sua corona, e poi tutte queste mosche simpatiche però che possono decorare insomma la vostra composizione, ok? Quindi questo è quello che è che possiamo fare con questo bellissimo panno Lenci morbidoso deco. Come andare a creare? Allora, prima cosa dobbiamo ritagliare tutte le parti, ritagliare a filo, quindi vuol dire che con un paio di forbicine, con una punta diciamo sottile, io utilizzo queste al titanio e le consiglio perché sono carine e tagliano molto bene, andiamo proprio a ritagliare intorno a tutte le nostre sagome, senza lasciare margini, o perlomeno io preferisco in questo caso tagliare al vivo, quindi senza lasciare dei margini, in modo che così qui intorno, quando si andrà a cucire, essendo un pupazzo diciamo, non vedrete la parte bianca che fuoriesce. Il lavoro che dovremo fare è un lavoro di cucitura, in questo caso diciamo che sicuramente la cucitura a mano è la cosa ideale, essendo che dovremo accoppiare un fronte e un retro, io trovo più scomodo cucire a macchina in questo caso, proprio perché non si riesce mai ad andare magari perfetti davanti e dietro, il tessuto si sposta eccetera, quindi per questo lavoro il mio consiglio è di cucire a mano, e dopo vabbè vi spiego anche nello specifico come, comunque è veramente molto semplice. Se invece proprio non vi piace cucire, non vi piace per nulla cucire, allora vi consiglio la cucicolla, che è la nostra colla che si stira col ferro da stiro, quindi c'è in versione polvere e in versione fluida. In questo caso per il lavoro che dovreste fare è meglio sicuramente la fluida, perché ha un beccuccio molto sottile, anche la polvere sì, ma la fluida essendo più corposa diciamo che si sparge di meno, quindi avrete una linea molto precisa. E la cucicolla fluida in questo caso la potrete andare a mettere intorno alla vostra sagoma, ovviamente dal retro, unire le due sagome e quindi andare a stirarle, perciò formare come una sorta di cucitura, ok, qua tutto intorno, e poi andare a imbottire. Anche se vi ricordo e ve lo ridico, l'ideale proprio in questo caso è cucire. Comunque, se volete vedere come funziona la cucicolla, approfondire insomma il discorso, vi consiglio di guardare i miei video tutorial che trovate qui nell'elenco insomma dei video. Ok, allora ragazze, come tagliare? Abbiamo detto, la cosa che dovrete fare è andare proprio a ritagliare intorno, ok, così, senza lasciare margine, quindi andare proprio a ritagliare
tutta la sagoma, quindi senza lasciare assolutamente nessun tipo di margine. Una volta fatto questo, che lo dovrete fare proprio per tutte le parti che volete poi andare ad assemblare, quindi li dovete ritagliare proprio tutte, possiamo andare a cucire. Allora, come vi dicevo, possiamo cucire con diversi punti. Possiamo cucire, io ripeto, a mano, sto parlando perché a macchina davvero diventerebbe un po' troppo difficile. La cucitura la potete fare semplicemente a punto filza, che è il punto proprio più semplice da poter andare a eseguire ed è quello che assolutamente vi consiglio in questo caso, oppure anche a punto accavallato. Io adesso vi spiego velocemente entrambi i punti, ve li faccio vedere diciamo con un filo a contrasto, così che riusciate a capire come farli, e ve li faccio vedere direttamente sopra a già un oggetto cucito, ma comunque vi spiego anche a realizzarle. Allora, con il filo adatto, per filo adatto consiglio sempre un filo in tinta. In questo caso, ad esempio, io ho utilizzato un filo verde, infatti vedete che è nascosto e quasi non si vede, proprio perché è sulla tonalità. Potete usare la classica spoletta di filo oppure il filo moulinet. Il filo moulinet ha diversi capi, e potete anche prenderne uno o due. In questo caso diciamo che se volete far vedere poco il punto vi consiglio di usarne uno solo, quindi più in tinta possibile e solo uno. Questo vi permetterà di mascherare anche eventuali piccoli errori. Io adesso userò un filo in tonalità differente proprio per farvi vedere come funziona. Allora, una volta diciamo che decidete di fare il punto filza, entriamo in questo modo da davanti a dietro, ok, e poi ci andiamo avanti di circa 3 mm, rientriamo nuovamente nella parte, ci spostiamo poi da dietro ad avanti sempre di un 3 mm e rifacciamo il punto. Quindi questo è semplicissimo da fare ed è il punto filza che andrete a fare per tutta la tutto il perimetro, insomma, intorno, ok? Se invece volessimo fare il punto accavallato, che comunque è molto semplice, entriamo sempre da dietro ad avanti e poi ci spostiamo nuovamente da dietro ad avanti, spostandoci sempre di qualche millimetro, in modo da fare una cucitura che stia a cavallo. Quindi andiamo proprio a cucire in questo modo tutto il contorno, formando dei puntini accavallati. Ok, come potete vedere, adesso ve lo faccio vedere, ecco, da vicino. Questa cucitura, che è il punto accavallato, rimarrà più a bordo, quindi attraversa proprio lo spessore dei panni, mentre il punto filza correrà, diciamo, a parallelo intorno al perimetro. Lì scegliete voi, insomma, quale delle due è quella che vi piace di più. Ok, quindi questi sono i due punti che vi consiglio per oggi. Adesso, vabbè, li ho fatti anche maluccio e senza occhiali e si vede. Adesso ovviamente poi lo toglierò, ragazze. Allora, una volta quindi fatto tutto il vostro lavoro, quindi tutto la cucitura intorno, sia per quanto riguarda il fronte e il retro del corpo, quindi l'effetto è questo, prima di chiudere totalmente per ogni parte dovremo imbottire. Allora, l'imbottitura che possiamo utilizzare può essere o l'imbottitura classica, quindi l'imbottitura a fiocchi, è questa qui, che è quella che io ho utilizzato per realizzare il mio ranocchio, oppure, volendo, possiamo anche utilizzare la gomma piuma. L'effetto della gomma piuma è più piatto, quindi in questo caso io ho preferito, per dare invece più tridimensionalità, proprio l'imbottitura a fiocchi, perciò questa.
Se invece volete un effetto più piatto, allora la gomma piuma può fare al caso vostro. Ci sono tantissimi poi video tutorial dove utilizzo la gomma piuma e vi invito di andarli a guardare. Io poi qui ve ne linkerò uno qui sopra, ok? Il sistema, quindi, quando andremo a mettere la gomma piuma è quello che già dobbiamo metterla all'interno, perciò prima l'appoggiamo e poi cuciamo tutto il contorno, mentre per l'imbottitura a fiocchi noi dovremo cucire il contorno lasciando aperto un pezzettino, come ad esempio qui nella zampa che ho lasciato aperta, ho lasciato aperto la parte sopra. Se invece è il corpo, potete lasciare aperto un punto che volete, un lato, dove preferite, insomma, imbottire e poi chiudere. Se fate per esempio le zampe, che sono strette e lunghe, non lasciate l'imbottitura da mettere solo alla fine, perché poi vi sarebbe scomodo arrivare per esempio fin qua giù. Perciò dovrete andare a riempire, a imbottire strada facendo, quindi senza aspettare di chiudere il tutto e poi imbottire, ma imbottire, diciamo così, mano a mano. Questa è sempre la logica più giusta, soprattutto quando abbiamo delle cose un po' strettine, come in questo caso, ok? Una volta imbottito, decidete voi, insomma, quanto, se tanto, poco. La questione imbottitura è anche sempre un pochino personale, no? Cioè, magari anche cambia da oggetto a oggetto, si può imbottire di più o di meno. Per le zampette potete anche decidere di andare a inserire del filo di ferro, quindi sia per le zampe anteriori che per le zampette posteriori, per dare il movimento, quindi per renderle manovrabili, ok? Vedete, per dare così la possibilità di sistemarle nella posizione che più ci piace, possiamo inserire all'interno un pezzetto di filo di ferro o di alluminio, quello che preferite, quello che avete in casa. L'ideale sarebbe sempre stondare un pochino l'inizio del filo di ferro, in modo che così non buchi il tessuto una volta inserito, e andate poi a inserirlo all'interno cercando di trovare una strada per inserirlo, in modo che arrivi abbastanza fino in fondo. Il pezzo poi che vi è di avanzo, o lo piegate o lo tagliate, e sempre possibilmente lo andate poi a rigirare, così che non bucherà il tessuto una volta che sarà inserito all'interno. Nella parte qua alta, volendo, possiamo incollare le due estremità, ok, e poi andarle a incollare direttamente al corpo, oppure cucirle. Allora, se poi decidete di incollarle, dovrete incollarle anche al corpo, perché sennò diventerebbe dura la parte da cucire. Quindi decidete, insomma, se incollare tutto o cucire il tutto. Una volta poi deciso dove appoggiarle, quindi le gambette le possiamo tenere un pochino più aperte o un pochino più vicine, anche proprio magari all'effetto finale che vogliamo ottenere dalla posizione della rana. Aspetta che sposto il panno. Andiamo ora a incollarle al corpo. Io ora le incollerò semplicemente per fare un pochino più veloce, quindi ho messo la colla a caldo, vado a unire i due strati in modo da bloccarli tra loro, lascio un attimo raffreddare e poi vado a incollare le mie zampette posteriori qui al corpo. O cucire. Potete anche andare proprio a far combaciare perfettamente le due cuciture, in modo che così quasi non si noti l'unione, e direttamente appunto alla base del corpo. Quindi andrò adesso a rimettere un pochino di colla a caldo e vado ad unirlo in questo modo, così. Una zampa un pochino più a destra e l'altra un po' più sinistra. Aspettate sempre che sia ben raffreddata la colla a caldo, in modo che così saranno ben sicure, insomma.
Stessa cosa facciamo per le braccia, quindi andiamo a posizionare le due braccia, una a destra e una a sinistra, più o meno diciamo sotto l'incavo, quindi più o meno sotto al collo qui. Ok, incolliamo bene le zampe nel frattempo qua, che si è scollata. Ok, quindi colla caldo. E applichiamo la zampetta così. Teniamola finché la colla non si raffredda. E stessa cosa facciamo dall'altra parte. Vedete che all'interno c'è il filo di ferro. Questo mi permette di andare proprio a modellare gli arti, quindi braccia e gambe. Stessa cosa facciamo con l'altro braccio. In questo modo. Ecco, nel frattempo potete decidere per quanto riguarda i dettagli, quindi ad esempio la corona, se la volete mettere o non la volete mettere, il cuore e anche poi magari il papillon, se volete il grande, il piccolo, insomma decidere un pochino quelle che sono le decorazioni aggiuntive al vostro ranocchio. Ecco, anche le gambe ovviamente si possono modellare, quindi andiamo a dare poi la forma che preferiamo anche una volta che abbiamo realizzato un po', ecco, la composizione e deciso come ci piace di più. Ora, qui, nello specifico di questa composizione, io ho realizzato anche la corona, quindi sono andata poi a incollare, a cucire la corona intanto intorno e l'ho imbottita. Le punte di questa corona, quindi queste punte, queste guglie, non le ho cucite, ma le ho incollate sempre con la nostra cucicolla. Questo perché? Perché andare magari a cucire delle parti troppo piccole è un pochino più facile, un pochino più lungo, ok? E quindi ho incollato le punte e ho cucito solo il contorno laterale e sotto, così da velocizzare. E la parte interna l'ho imbottita, ok? Quindi questo qua è imbottito. Poi ho messo il papillon qui. Ok, papillon qui al collo ho preferito mettere il grande e poi appunto invece il cuoricino, eccolo, l'ho cucito sempre intorno con un pochino di imbottitura, ok, e poi ho inserito queste mosche fatte in questo modo e applicate con il filo di ferro. Allora, se preferite, ecco, io qui adesso non l'ho detto, ma assolutamente se preferite invece andare a realizzare il vostro corpo della rana già tutto cucito, quindi potete anche andare a inserire già all'interno braccia e gambe e fare poi la cucitura tutta intorno, quindi già con il posizionamento di braccia e gambe nel punto giusto. Io ho pensato che sia un po' più facile andarle invece a incollare in un secondo momento, però assolutamente potete anche andarle a cucire tutto insieme, insomma. Ok, ecco, le mosche, una volta che le avete ritagliate, quindi che avete ritagliato fronte e retro, potete quindi andarle a unire una davanti all'altra in questo modo, quindi mettendole speculari, perché nel pannello ci sono sempre le due parti, fronte e retro, quindi le ritrovate tranquillamente, e poi sempre utilizzando la colla, la cucicolla, andarle a unire. Adesso proprio vi faccio l'esempio di come viene utilizzata la cucicolla, ok? Quindi andiamo a posizionare la parte, diciamo, del retro, che decidiamo, insomma, è il retro, ok?
qui mettiamo la colla. In questo caso la colla può essere messa su tutta la parte, quindi è indifferente utilizzare la fluida o la polvere. In questo caso utilizzerò la polvere per così velocità. Vado a mettere quindi la mia cucicolla direttamente su tutta la base, così. Ecco, se volete già inserire anche il filo di ferro, potete anche già farlo, quindi se vi piace l'idea di inserire anche un pezzettino di filo di ferro, potete mettere il filo di ferro in questo modo. Andate poi a appoggiare la seconda parte facendola combaciare alla prima e quindi andate a stirare, stirate appunto appoggiando il ferro da stiro direttamente senza vapore. Quindi appoggiamo il ferro per qualche secondo, ok, e subito la vostra moschina sarà applicata, ok, così. Io le ho fatte in questo modo, quindi le ho cucincollate con la nostra cucicolla, per queste ho diciamo inserito il filo di ferro e quindi ho, l'ho fatto diciamo fuoriuscire tra le due strati di tessuto. Non le ho volute cucire, ma semplicemente incollare. Se invece vi piace l'idea che siano un po' più cicciottelle, allora in quel caso potete andare a cucire tutto il contorno e imbottirle, ok? Come preferite, insomma, anche in base alla vostra creatività. Ok, questo era proprio anche per mostrarvi un po' come utilizzare la cucicolla, che potete usare davvero per tantissimi progetti, anche ad esempio per la lingua. La lingua è fronte e retro, quindi nel panno Lenci la trovate speculata proprio da poter unire come ho fatto per la mosca, ok? Quindi anche qui l'ho applicata, ho applicato i due strati con la cucicolla e poi la potete andare ad applicare alla bocca della rana, quindi la potete andare a incollare per la parte questa stretta e la potete andare a posizionare o diciamo verso l'alto o verso il basso, come preferite, più o meno centrale, più o meno a lato della bocca della rana, ok? Lì a seconda proprio anche della composizione che volete fare. Se preferite incollarla o cucirla, vedete voi, sicuramente incollata è più veloce, perché cucire insomma è un po' più noiosetto andarla proprio a cucire sulla bocca, e questo è il risultato, quindi con questa linguetta che spunta, ok? Perfetto, addirittura potreste anche decidere di fare un piccolo taglietto nella bocca e inserirla proprio all'interno, ok? Così che proprio spunti fuori. Potete volendo farlo anche prima di andare a cucire e imbottire, così avete più facilità nella cucitura. Ora, la composizione, come vi dicevo, potrebbe essere fatta sia nel vasetto, ok, come quella che ho realizzato qua, quindi andare a decorare il vasetto, e in questo caso nel vasetto, quindi all'interno del vaso, potete andare a mettere o un po' di imbottitura o un po' di oasis, cioè di spugna per fioristi, oppure ancora della carta, insomma, che magari da buttare, eccetera, in modo da riempirla. Potete anche utilizzare questa paglietta, che può essere una paglia decorativa da inserire un po' all'interno del vostro vasetto per andarlo a riempire e andare a far sedere, diciamo così, la nostra ranocchia. Per fare una composizione del genere vi può far comodo un bastoncino da spiedini, che poverina sembra un po' infilzata, però per realizzare la nostra composizione è molto comodo. Questo bastoncino da spiedini potete ovviamente inserirlo all'interno del corpo della rana, lasciandone un pezzo fuori uscire, insomma lasciandone un pezzettino, in modo che così, soprattutto se avete qualcosa come ad esempio l'oasis, riuscite a infilzare
farlo e la rana rimarrà decisamente più ferma, perché se no altrimenti tenderebbe sempre un pochino a fuoriuscire, a spostarsi eccetera. Anche per quanto riguarda il fiocco e i fiori che magari andrete a realizzare e per decorare il vasetto, è comodo andare a realizzare quindi una specie di gambetto sempre con il filo di ferro o con un bastoncino, così che anche questo gambo riusciate a infilzarlo all'interno della spugna per tenere fermo il tutto, come anche invece le farfalline che avete sempre nella strega box hanno già il loro gambetto, quindi sarà semplice andarle a infilzare all'interno. Ok, le foglie in questo caso hanno il gambo, ma comunque io per realizzare questa composizione le ho incollate ai fiori. Ecco, quindi questo è più o meno la composizione che ho fatto qui. Adesso andiamo quindi verticale, così ragazzi diciamo appoggiato nel vasetto, ma comunque che di appoggio l'effetto è verticale, quindi che riempie la parte diciamo verso l'alto. Carinissimo da mettere su un mobiletto, da mettere in una cameretta, può diventare anche un accessorio magari, non so, per una tavolata particolare, una festa, un compleanno, oppure ovviamente si può trasformare magari mettendo delle piccole lucine a LED anche come lucina della notte, magari per una cameretta, e quindi fare un po' tutto in poi a tema anche, no? Per una cameretta per bimbo o bimba. A proposito di maschietto e femminuccia, la ranocchia si può anche trasformare in una simpatica ma più romantica principessa, con magari dei piccoli dettagli, sempre che potete aggiungere la corona, vi ricordo, è già nel pannolenghi, può essere sia da maschio ma anche da femminuccia, quindi anche da principessa. Magari se è una principessa potreste andare ad aggiungergli, so, due treccine ad esempio, oppure dei fiorellini sulla parte alta della coroncina, insomma qualche perlina. Potete andare a crearla o addirittura travestirla, magari mettendo un bel tutù e quindi facendola diventare una femminuccia anziché un maschietto. La seconda composizione che vi volevo proporre è quella invece di andare a realizzare una ghirlanda, quindi con che trovate sempre all'interno della strega box, quindi questa ghirlanda di metallo, rivestendola con questa corda. Questa corda che è una corda grezza, circa di un centimetro, e andiamo proprio a utilizzarla per rivestire tutta la circonferenza. Guardate la muschina che ci guarda. Allora, per realizzare questa, che è proprio una vera e propria tecnica, ci serve sempre avere una corda apribile. Vuol dire che la corda deve potersi srotolare, perché se non si apre, ovviamente questo lavoro non lo riusciamo a fare. La corda in questo caso infatti non l'andremo solo ad avvolgere, ok, in questo modo, ma andremo proprio a inglobare all'interno la ghirlanda. La differenza sta nel farla più sottile, perché se io la arrotolo una corda intorno, ovviamente questa ghirlanda mi verrà molto molto spessa e utilizzerò molta più corda. Invece, facendo in questo modo che ora vi spiego, la corda che si utilizza è semplicemente la dimensione, la circonferenza della ghirlanda circa. Allora, andremo adesso ad aprire, quindi apriamo una parte delle spire proprio della nostra corda, vedete, e appoggio all'interno la mia ghirlanda in questo modo, ok? Quindi vado proprio a aprire la corda e girarla intorno. Proprio facendo con questo semplice sistema riusciamo a rivestire la nostra ghirlanda velocemente, quindi si tratterà solo di andare a girare intorno e bloccare la corda attorno alla ghirlanda.
per comodità all'inizio potete anche andarlo o a fermare con dello scotch oppure anche a incollare direttamente con la colla caldo in questo modo. Le estremità della corda inizialmente, proprio queste iniziali, un pochino si sfrangiano, quindi potete bloccarle con lo scotch per mantenerle e evitare proprio che si lasciano andare. Andiamo quindi a rivestire tutta la ghirlanda in questo modo. Se volete, oltre a questa corda, insomma, e queste ghirlande da rivestire, ci sono anche delle ghirlande già rivestite, quindi ancora più veloce la realizzazione della composizione, utilizzando invece quelle già rivestite, che così non vi portano via neanche, insomma, il tempo proprio per andarle a fare. Quindi rivestiamo tutto il nostro, la nostra ghirlandina in questo modo e creiamo la base dove poi sopra andare a mettere la nostra composizione e anche appoggiare proprio il nostro bel ranocchio. Non serve andare a bloccare diciamo con la colla, ma possiamo andare proprio ad avvolgerla senza mai bloccarla, perché effettivamente non si muove, non scivola, anzi cerchiamo un po' di tirarla bene in modo che così arrivi tranquillamente alla fine. Quindi arriviamo poi all'estremità finale in questo modo. Come vi dicevo, l'estremità un pochino tendono a lasciarsi andare perché comunque si srotolano e dobbiamo un po' andarle a incollare, quindi bloccarle un po' con la colla caldo o, se volete, sempre avvolgerle con del nastro adesivo, dello scotch, eccetera. Se volete rifinirlo ancora meglio, potete mettere un giro di nastro, del nastro che più preferite. Io in questo caso taglierò le estremità in eccesso, così. Ok, e poi andrò a coprire il tutto con una decorazione. Ora, una volta fatta la base, andiamo a appoggiare sopra la rana. Vedete, poi volendo possiamo coprire anche l'estremità con proprio la nostra ranocchia. Possiamo andare a fissare la rana incollandola, quindi in maniera permanente, andando proprio a incollarla con la colla caldo, oppure andare a fissarla facendo dei punti di filo, quindi ago e filo direttamente sul retro. Possiamo anche utilizzare un filo robusto e un ago grosso, proprio per andarla a bloccare con un ago un po' lungo, che è quello, diciamo, da bambola, e quindi andare a dare dei punti in modo da bloccare la rana alla ghirlanda, o ovviamente, come dicevo prima, andarla a incollare. Io ora la incollerò semplicemente per fare più veloce. Ok, quindi così, perciò rimarrà fissa in questo punto. Ok, come la vado a incollare. Le zampe le posso anche, diciamo, un po' torcere, no? O comunque anche qui incollare direttamente sulla base, e mi posso proprio divertire a far assumere anche alla rana delle posizioni un po' particolari, no? Quindi a poggiarla in maniera un po' simpatica. Poi la decorazione, quindi, del cuoricino, posso andargliela a mettere sempre tra le mani oppure anche andare ad applicare un altro oggetto per decorarla. All'interno della strega box, poi vi ricordo, avete le farfalline, avete i rametti che vi possono servire sempre per andare a decorare quello che è, diciamo, la circonferenza, insomma, della ghirlanda, e avete anche queste tag che sono simpatiche, sono composte da due pezzi, quindi c'è una parte diciamo di cartoncino colorato e una parte invece di adesivo nero che simula la lavagna. Quindi questo è un adesivo, perciò va staccato dalla parte sotto e applicato
applicato direttamente al cartoncino. E poi con un pennarellino bianco magari potete andare a scrivere un piccolo messaggio piuttosto che una frase, oppure se metterete la vostra rana fuori, la vostra ghirlanda fuori dalla porta, potreste anche scrivere il nome della vostra famiglia, no? Quindi il vostro cognome. Perciò andare poi a utilizzare questa tag applicata proprio anche alla ghirlanda. In questo caso poi avrete anche diversi nastri per poterla decorare. I nastri sono 4 in totale, quindi potreste anche utilizzarne uno più grande da mettere come decorazione sottostante e uno più piccino invece come decorazione insomma, sopra a quello grande. Per realizzare i fiocchi, come sempre, vi consiglio il nostro attrezzo Nastrarte, che abbiamo in 2 misure, quindi grande e piccolo. Il Nastrarte ha 4 misure in totale, quindi questo è il grande, perciò ha 7 cm, 8, 10 e 13 cm. E poi andiamo quindi a fare in questo modo, tenendo qua all'estremità di sinistra, andiamo ad avvolgere intorno alla misura che abbiamo scelto, in questo caso io ho scelto il 10 cm, faccio 2 giri così, taglio dall'estremità opposta l'eccesso, quindi qua a sinistra parto e qui a destra arrivo, la coda di destra si infilerà nel taglio, esce dal buchino, mi appoggio al tavolo così che sono comoda e vado ad annodare in questo modo, ok? Sfilo poi il fiocco che ho realizzato dal mio Nastrarte e sistemo il fiocco. Quindi con questo attrezzo abbiamo proprio la sicurezza di fare fiocchi sempre, sempre perfetti e soprattutto sempre uguali. Vi lascio comunque il link qui in descrizione. Ok, andiamo poi a decorare applicando magari appunto la nostra etichettina, mettendo un po' di colla. Io qui la scritta Hello l'ho fatta con un pennarellino bianco, quindi un tipo un iposca, insomma, un tratto pen bianco. E vado a incollare quindi anche i miei fiocchetti. Questo invece lo trovate come fiocchettino all'interno del kit del cartoncino, quindi lo possiamo comunque utilizzare in questo modo, e poi posso anche andare a applicare una bella farfallina decorativa. Il gambetto della farfalla, se vi piace, lo lasciate, se no lo potete togliere oppure lo potete anche arrotolare su se stesso creando una piccola spiralina in questo modo. Ecco qua. E ovviamente non può mancare la nostra simpaticissima amichetta Mosca. Ok. E voilà, la nostra... aspetta che incollo anche i piedini. La composizione comunque, eccola, è terminata. Basterà magari andare poi a rifinire qualche dettaglio, ma ecco, questo più o meno direi che è il nostro risultato. Eccolo qui. Direi molto molto simpatica e buffa questa ghirlandina, poi insomma la potete elaborare appunto ancora con le foglie, qualche fiocco, qualche altra decorazione che comunque avete all'interno della Strega Box, per cui vi potrete sbizzarrire. Perciò queste sono le 2 proposte di oggi, quindi o in barattolo, ok, perciò seduta, oppure sulla ghirlandina. Ops, si è staccata la zampa nel frattempo, la rincollerò, ragazze.
E quindi spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Mi raccomando, metti un bel like, ricordati di iscriverti perché così farai crescere assolutamente questo canale e attiva la campanellina, così sarai sempre avvisata su altri video tutorial. Io ti saluto e a prestissimo. Ciao!